La storia del santuario è legata al rinvenimento miracoloso di una sacra immagine della Beata Vergine in pietra lavica. Si ipotizza che la fondazione del convento francescano sia opera di San Bernardino da Siena, la cui presenza nel territorio di Sessa Aurunca è accertata storicamente tra il 1430 e il 1476. La costruzione del complesso conventuale risale al XV secolo e il suo apparato architettonico e decorativo è riconducibile al periodo aragonese del Regno di Napoli. Al santuario si accede tramite una grande corte sulla quale si affaccia l'eremitaggio di San Bernardino, disposto su tre livelli caratterizzati da un loggiato porticato poggiante su pilastri e colonne con capitelli decorati con motivi floreali. Una magnifica finestra con rota centrale in stile gotico fiammeggiante è posta sul lato orientale della palazzina. Sul lato opposto si trova l'accesso sopraelevato alla chiesa, cui si affianca l'edificio conventuale caratterizzato da un porticato monumentale su pilastri polistili e arcati a tutto sesto e da aperture in facciata con modanature in stile catalano. Dal porticato si accede al chiostro quadrilatero su arcate e volte a crociera a sesto acuto, a loro volta sorrette da colonne portanti capitelli decorati da motivi vegetali. Le volte sono affrescate da dipinti con motivi floreali e le pareti perimetrali da pitture del XVII secolo. Alla chiesa si accede poi da un protiro quattrocentesco, ove è collocato un portone ligneo intarsiato con riquadri a rilievo risalente agli inizi del XVI secolo. L'interno della chiesa è a un'unica navata, coperta da volte a crociera ogivali e abside poligonale con volta d'ombrello. Infine, la parete destra della navata è affrascata con storie della Vergine databili al XVI secolo.